Allora, io mi chiamo Caterina Zucchi, sono nata e cresciuta a Livorno, una piccola città toscana sul mare, e ho sempre amato lavorare con le mani, creare qualcosa di mio come massima espressione della mia personalità. E anche durante gli studi alle scuole superiori, comunque ho sempre cercato di mantenere vivo questo interesse. Io in realtà ho studiato per geometra, poi ho frequentato l'università, ma anche durante l'università volevo comunque fortemente cercare qualcosa che mi desse la possibilità di esprimermi. Allora, per caso, ho trovato poi il vetro, però diciamo la mia formazione del vetro è arrivata all'incirca verso i 22 anni. Durante quel periodo ho fatto insomma, dall'adolescenza fino ai 22 anni, tante esperienze diverse, lavorative, veramente diverse. C'è un curriculum prima del vetro e dopo il vetro per me. E questo, diciamo, è un po' il riassunto di quello che sono stata e che poi, insomma, sono. Ecco. E con quale tecniche sta lavorando? Allora, io lavoro principalmente con la tecnica del lume a cannello. Praticamente utilizzo un bruciatore che miscela due gas, nel mio caso un gas propano e ossigeno, per creare un calore tale da permettermi di poter rendere fluido e malleabile il vetro. Quindi questa è la tecnica principale che utilizzo. Poi in realtà utilizzo anche tecniche a freddo per la lavorazione, come l'incisione, la sabbiatura, il taglio, la molatura. A me piace utilizzare più tecniche anche su un solo oggetto, perché il vetro comunque consente anche questo, cioè l'utilizzo di più tecniche per la realizzazione insomma, di tante cose, di tanti oggetti. E incorpora altri materiali o mezzi nelle sue opere? Qual è l'effetto? Allora, sì, diciamo che, esempio, come in questo caso, l'elemento rosso è in vetro, ok, in vetro soffiato, inciso. A me piace utilizzare molto dei tubi di gomma per completare la composizione, però mi piace che sia tutto in armonia, cioè che il vetro comunque riesca sempre ad emergere come protagonista principale della scena, diciamo. Gli altri materiali devono supportarlo e completare la creazione, ma non devono metterlo mai in ombra. Quindi, diciamo, il tubo di gomma è uno dei materiali che utilizzo di più. E qual è la fonte di ispirazione principale del design? Allora, a volte devo dire che non lo so neanche io. Cioè, ci sono alcune cose che non lo so, mi restano nella mente e si sviluppano quando sono al lavoro, quindi non lo so neanche capire bene io, ma in realtà quello che mi piace un po' lo so, quello che mi ispira, io amo le geometrie, le architetture, le ombre, mi piacciono molto le ripetizioni modulari, cioè un oggetto, lo stesso oggetto ripetuto che crea un disegno. Quindi queste, diciamo, sono, non so se sono fonti di ispirazione, ma sicuramente sono cose che a me piacciono molto. E soprattutto mi piace guardare molto le altre arti, cioè chi fa cose diverse da me, chi non lavora il vetro anche, chi fa tutt'altro, ecco. A volte gli altri, proprio la differenza è la cosa che può ispirare di più, nel mio caso. E come il suo posto di lavoro? Lei si trova adesso nel suo. Allora, il mio posto di lavoro, non so se fartelo vedere. Allora, quello è il banco da lavoro, diciamo, il mio posto di lavoro è disordinato, ma accogliente, nel senso che il mio studio è sia il mio laboratorio che il negozio. Quindi qui le persone possono entrare, vedere, provare gli accessori, acquistarli. E quello che le ho mostrato prima è proprio il banco da lavoro, disordinatissimo. Forse con la distanza no, non si riesce a vedere, ma le giuro che è veramente molto disordinato. E c'è qualche opera in corso di lavorazione che ci vuole mostrare? Sì, allora, dunque, la prima è una collaborazione importantissima con un maestro di Murano. Lui si chiama Lucio Bubacco e
Lui è famoso per le creazioni in figurativo, in calici, corpi, e stiamo cercando di unire il suo stile barocco al mio stile minimale, più contemporaneo, realizzando, vediamo se riesco a farvela vedere, collane che abbiano anche inserti figurativi e poi gli altri elementi in vetro soffiato. In questo caso il tema è il diavolo, ora non so se si può vedere bene, e stiamo portando avanti questa collaborazione. Le faccio vedere anche un'altra che riguarda Zeus, quindi sempre l'idea della mitologia anche e del figurativo con gli elementi soffiati. E questa è la collaborazione importante che sto avendo adesso. Io sto invece lavorando qui in studio in questi giorni su pezzi soffiati, molati e incisi, non so se si riesce a vedere bene poi il taglio, anche l'incisione, sull'idea di qualcosa che apparentemente sia aggressivo, ma in realtà è innocuo, cioè no, non ci può far niente, ok? Però mi piace molto quest'idea di questa ripetizione. Questa è soltanto una parte della collana, poi dovrò completarla. Poi sto lavorando anche su un altro progetto, io amo molto il cemento, quindi sto iniziando a lavorare anche con inserimento di cemento nel vetro. Forse saranno gli studi per geometra, forse non lo so, però il cemento è uno dei materiali che a me piace di più dopo il vetro. E questi, diciamo, sono i progetti a cui sto lavorando, che sono in progress. Erano molti, molto belli e diversi. E quali sono le sfide principali nella sua pratica? Allora, la sfida principale è andare sempre oltre le mie possibilità. Cioè, a me, la cosa che a me stimola di più è provare sempre a spingere le mie abilità un po' oltre, verso sempre un po' più avanti, andare oltre il limite e le regole del vetro, cercare di spingerlo oltre. Quando insegnavo, una cosa che dicevo sempre ai miei allievi, le proprie abilità sono lo strumento di lavoro più importante. Le proprie abilità, quelle che noi vogliamo incrementare, migliorare, sono lo strumento più importante. Quella è proprio la base e per me è lo stimolo più grande, quella è la sfida più grande, oltre che ovviamente rendere indossabile qualcosa che apparentemente non si direbbe possa essere indossato. Diciamo, queste sono le due sfide. Il suo lavoro comprende la creazione di gioielli usando vetro di Murano. Come interpreta questa lunga tradizione del vetro veneziano nella sua pratica? Allora, diciamo che la tradizione c'è sempre, perché la tecnica è una tecnica tradizionale, quindi sta all'artista, all'artigiano, giocare con la tradizione e personalizzare. La tecnica secolare, il vetro ha millenni di storia, quindi la tradizione c'è sempre, dipende poi dalla persona. Che ne fa utilizzo? Diciamo che io la tradizione non la interpreto molto perché cerco di fare un genere che sia anche ingombrante, non troppo barocco, non troppo decorato. Io lavoro più sulla forma, sulla ricerca della forma che sul decoro, che è forse il dettaglio che ha reso famoso e che lega molto il vetro di Murano alla tradizione. In realtà, come le spiegavo prima, dipende molto poi dal gusto personale dell'artista, ecco. Quindi la tradizione c'è sempre. Si interpreta, si cerca di apprendere le regole per poi scordarle, riutilizzarle, però la tradizione c'è anche quando non si vede, direi. E vorremmo sapere perché ha partecipato al Biennale Internazionale di Bulgaria e qual è stata la sua esperienza? Allora, ho partecipato perché ogni Biennale del Vetro è un momento straordinario di confronto. Poi, a me piacciono gli inizi delle cose. Vedendo che la Biennale Bulgara era alle sue prime edizioni, io penso che sia veramente stimolante partecipare a quello che è nuovo. È un inizio, quindi c'è l'emozione, c'è il confronto. E ogni Biennale del Vetro è importantissima, perché lei deve pensare che con una sola parola, la parola vetro, quante persone diverse, quanti artisti diversi, quante tecniche del vetro possono essere viste in un unico evento. Cioè il vetro è un materiale così versatile che avvicina, cioè non ha confini e avvicina
veramente artisti, culture diverse, quindi ogni biennale è un momento di scambio, di apprendimento, di ispirazione, di storie diverse, di paesi, di persone che vivono in paesi diversi dal mio ovviamente, quindi con storie diverse. Quindi solo la parola vetro ci fa incontrare tutti diversi con un unico interesse. E questa per me è una cosa molto stimolante e molto interessante. Per me. E alla fine, secondo lei, perché è importante di far conoscere al pubblico il vetro artistico contemporaneo, sia in generale che in Bulgaria nello specifico? Allora, io sono andata a vedermi anche un po' in Bulgaria il vetro, mi volevo un po' documentare e ho visto che ci sono delle aziende anche che producono vetro tecnico, mi piace informarmi, insomma, detto questo che è una mia cosa, io penso che sia importante, primo perché purtroppo, per fortuna o purtroppo, il vetro, soprattutto in Italia, il vetro di Murano all'estero viene recepito solo come quello tradizionale, cioè non tutti riescono a vedere, a capire, a recepire che il vetro veramente ha tante strade, tante possibilità, è un materiale versatile e esistono tante ricette di vetro, tantissime tecniche, per cui credo che possa essere un mezzo interessante per un artista per trovare la sua forma di espressione, perché è veramente un materiale che dà tantissime possibilità e quindi credo che ci sia bisogno di lavorare proprio sulla contemporaneità, perché veramente il vetro può essere tante cose e non è solo la tradizione, che va rispettata e conosciuta, però non è solo quello. Quindi credo che insomma, questo sia, e la Biennale Bulgara credo che sia un perfetto inizio per ampliare anche questo aspetto della conoscenza, dello scambio, dello sviluppo del vetro. Io non so come in Bulgaria vedete il vetro di Murano, come lo pensate, se avete solo l'idea di qualcosa di tradizionale, ma sono sicura che anche in Bulgaria magari avete un po' darsi che quando qualcuno dice vetro di Murano immagina subito qualcosa decorato con la foglia oro, con i fiori, perché comunque è legatissimo a questa tradizione, però appunto possiamo anche slegarla e far fiorire il vetro in un'altra maniera, che è possibile. La Biennale Bulgara, io ho ricevuto il catalogo perché purtroppo non sono venuta per via della pandemia, ovviamente per il Covid, non me la sono sentita di spostarmi dall'Italia alla Bulgaria, ma il catalogo della Biennale Bulgara è ricca di artisti veramente fantastici, non lo so, veramente tutti diversi, quindi siete già andati oltre la tradizione del vetro di Murano, io sono contenta. Grazie, lo facciamo insieme, no? Sì.